Buongiorno e bentornati, secchi di me. Questo è il secondo full day of feeding che registro perché quello che ho registrato con Marti ci siamo dimenticati di concluderlo e quindi è passato un po' troppo tempo. Oggi è effettivamente il mio primo giorno di scarica ufficiale, quindi non mi alleno, ho i carboidrati piuttosto bassi rispetto al solito. Volevo condividere con voi questo momento un pochino triste e di tantissima fame. Oggi è l'11 maggio e manca ufficialmente meno di un mese alla mia prima gara di bodybuilding. Gareggerò come Man Physique perché le gambette le teniamo coperte. Prepariamoci alla colazione. Abbiamo 50 g di Corn Flakes, 10 g di cioccolato all'85% e un ottimo scoop di proteine. Oltre a tutto questo c'è anche la prima bottiglia d'acqua da finire. Perché sì, sto pure pesando l'acqua e anche il sale. Se mangiate il cioccolato Lind e già non lo sapete, un cubetto equivale a 10 grammi. Via coi cereali. Voi mi direte, ma Phil, come mangi cereali senza il latte? Con l'acqua? Consiglio assolutamente no, perché fanno veramente schifo, però ci si adatta. Vogliamo portare una condizione... Poi vabbè, mi vedete così, vuoto, senza pump, faccio un pochino schifo, avete anche ragione. Però in pump non sono affatto male, ve lo giuro. Ovviamente il Filippo dell'editing vi lascerà qua da qualche parte i macro della colazione, poi del pranzo, poi della merenda, poi della cena. Perché sono anche un videomaker. Prepariamo già anche il nostro shaker, è sporco perché l'ho usato ieri sera, non pensate cose strane. Sarebbe da prendere con 300 ml d'acqua uno scoop, eh. Però visto che devo bere un sacco, facciamo mezzo litro e come al solito buttiamo giù tutto in un colpo. Come proteine usiamo quelle di MyProtein, le whey classiche, e se volete potete utilizzare il codice sconto Filippo nel carrello quando fate un ordine per risparmiare qualcosina. Io ve lo dico, poi sta a voi, eh. Non è vero, dai, usatelo ragazzi. Uno scoop, queste sono biscotto al caramello. E il profumo è veramente spaziale e anche il gusto, ovviamente non in mezzo litro d'acqua perché va un po' a diventare sempre più leggero. In 300 ml oppure con il latte, questo gusto è fantastico. Ci siamo, cereali finiti, sono stati ottimi, almeno mi hanno riempito un pochettino, quello è l'importante. Ora andiamo con le proteine e poi continuiamo a bere l'acqua. Si è scaricato il trapiede intelligente. Io adesso continuo a bere e ci becchiamo per il pranzo. Ok ragazzi, mi sto aiutando a registrare con questo, visto che sono da solo con il trapiede intelligente che traccia la mia immagine. Praticamente mi si è scaricato, come avete visto. Quindi adesso finisco di bere, faccio un salto al supermercato perché non ho più pollo e noi ci becchiamo direttamente col pranzo. Ragazzi, ho reperito il pollo, ma anche se è ora di pranzo, preferisco mangiare un pochino più tardi, visto che non ho ancora fame. E sprecare un pasto così senza la fame sarebbe poi pesante stasera da sopportare. Ok ragazzi, potrebbe esserci stato un problema tecnico, ho sbagliato giornata, quindi la colazione che avete appena visto è di ieri, ma la vera giornata di scarico è oggi e ho pure l'allenamento di spalle. Quindi oggi andiamo a gonfiare queste piccole spalline che si stanno riducendo a vista d'occhio, ma noi non demordiamo. Partiamo da questo fantastico pranzo super calorico con 50 g di riso, 150 g di pollo e mezza confezione di misto benessere. Questo qua è fantastico, lo mettete sopra la pentola, cuocete col vapore oppure nel microonde. No. A parte ci mettiamo 10 g di olio e ben 3 g di sale. Ora ragazzi, lascio la cucina a Marti, ovvero a chi di dovere in questi ruoli ai fornelli, e io torno al lavoro. Let's go! Per chi si stesse chiedendo come faccio a mangiare così tanta carne insieme a Marti e non diventare povero, vi insegno un trucco. Andate nel reparto offerte, prendete quello che scade il giorno stesso, costa un sacco di meno e voi lo mangiate il giorno stesso. Ho pagato mezzo chilo di pollo, 4 euro quindi. Dal passare a mangiare super ciotoloni di pasta con dentro qualsiasi cosa a questa misera porzioncina di riso, abbastanza deprimente come cosa. Ho fame, posso mangiare poco o niente, devo allenarmi, devo andare al lavoro, tra mezz'ora sono in ritardo, quindi speriamo di tagliarmi così ci manca un po' di sangue, rendo un po' più colorata la cosa. Cosa vuoi te? Il pollo? Pure il pollo a te, Stella, sì. Stella, scendi. Vabbè, lascia.
Voi direte, ma pesi già tutto, pesi il riso, pesi il pollo, pesi le verdure, pesi anche il sale. Sì, 3 grammi di sale. Super bilancina fantastica. Ovviamente non ha un secondo fine questa bilancia, solo per il sale e l'olio. 3 grammi, perfetti. Dopo il sale, andiamo anche a pesare l'olio. 10 grammi, mentre stasera ne abbiamo 20. Poi faccio 15 e 15, visto che la cena sarà uguale. 20 grammi in 50 grammi di riso, mi sembra. Tutto questo sale qua, qui, 50 grammi di riso. Che ridere, tra l'altro, ragazzi, ieri sera mi è caduto dentro ed è andato tutto in un... ha fatto un mucchietto di sale unico. Ora mangio al volo perché sono veramente in ritardo per il lavoro e noi ci becchiamo direttamente alla merenda. Non so neanche se ce l'ho, vabbè, alla merenda, ragazzi. Ragazzi, sono tornato a casa dal lavoro, mi sono un attimo ripreso e adesso andiamo con la merenda, visto che siamo ancora sotto le 1000 calorie e io sto morendo di fame. 50 grammi di gallette, che almeno mi riempiono un po'. Purtroppo, Marti si è dimenticato di portarmi quelle di Alex Theory. Oggi mangiamo delle banalissime gallette al supermercato. Tra parentesi, se volete acquistare delle gallette di Alex Theory, potete usare il codice MARTICOPS per avere un pacchetto in omaggio. Oltre ai 50 grammi di gallette ci facciamo uno scoop di Clear Whey al pompelmo rosa, che queste sono veramente fantastiche, insieme a quelle del mojito, ma quelle del mojito magari ce le beviamo stasera prima di andare a nanna. Opla! E per le proteine, per lo shaker, come qualsiasi altra cosa, che può essere anche tranquillamente questa canottiera, vi ricordo che potete supportarmi utilizzando il codice Filippo su MyProtein e riceverete ogni settimana uno sconto diverso. Vi posso dire, se lo fate, meritate un bacino. Ragazzi, le gallette non so che fine abbiano fatto, sono sparite nel giro di 5 secondi. Io adesso vado a mettere mezzo litro di acqua in questo scoop di proteine, anche perché in questo periodo, ragazzi, sto bevendo più di un cammello. Per farvi capire, vado in bagno dalle 10 alle 15 volte al giorno. Secondo voi, più o meno, quanti litri bevo in una giornata? Vi do un indizio, più di 1,5 litri. Ragazzi, mi bevo queste proteine, faccio un paio di cose anche con Marti di lavoro e poi si passa al pre-workout. Let's go, non vedo l'ora. Ok, ragazzi, visto che le calorie sono veramente tanto tanto basse, oggi andiamo di pre-workout e ancora Monster. Monster bianca, rigorosamente senza calorie, perché, ehi, c'hanno schifo le calorie. E l'alfa pre-workout, ragazzi, che è appena ritornato disponibile sul sito. 300 mg di caffeina per porzione, quindi se non vedete i draghi con questo, non recepite la caffeina. Tra l'altro, fresco di produzione questo, ragazzi, mi è arrivato ieri pomeriggio, visto che l'altra confezione me l'ha rubata Martina. Due scoop belli pieni. Questo, ragazzi, arance mango è il gusto che vi consiglio. L'altro è al lampone blu, ma a parere mio è troppo, troppo, troppo dolce. Questo invece è veramente tanta roba. Mettiamola. Alla vostra, ragazzi. Attacco cardiaco in bottiglia. Oltre a questo fantastico bicchierone abbiamo anche 3 grammi di carnitina. Questa qua è quella liquida, semplicemente perché era l'ultima rimasta sul sito di MyProtein. Abbiamo fatto una piccola tappa al supermercato perché eravamo letteralmente a secco di qualsiasi cibo. Non ho fatto vedere cosa faccio come intra-workout, ma semplicemente sono 5 grammi di creatina e 20 grammi di ciclodestrina per avere un po' di energia, visto che sennò sarei un morto che cammina. E ora andiamo a fare queste spalle. Ragazzi, allenamento finito, oggi spalle e tricipiti. Sono super super contento di come sia andato l'allenamento, perché anche con le calorie basse, per fortuna sto riuscendo più o meno a mantenere i carichi per quanto riguarda le spalle. A cena ho di nuovo 50 grammi di riso, 200 grammi circa di verdure, stasera 20 grammi di olio, 3 grammi di sale e 150 grammi di hamburger, cioè alla fine hamburger, ma sono filetti messi uno sopra l'altro a forma circolare, quindi inganniamo la mente, ragazzi. E tra l'altro, nell'intra workout mi sono dimenticato di mettere 10 grammi di aminoacidi essenziali, quindi li recupero adesso, non ve lo faccio vedere perché sarebbe troppo una rottura di palle farvi vedere 18 shaker diversi. Quindi Marti adesso prepara la cena perché io sono cotto. Ci becchiamo a cena, se ho qualcos'altro da dirvi. Spettacolo, fantastici hamburger. Ho deciso di mangiarne due, che sono 250 grammi, così non serve che prenda un altro shaker di proteine dopo cena. E ora, let's go in pentola, o padella, o piastra, let's go. Ciao ragazzi, guardate che piatto gourmet ho creato. Erano due hamburger, li ho distrutti con la forchetta. Tac! Tartar di riso e hamburger. Come al solito, ragazzi, in ogni full day of eating dimentico un pezzo, quindi io sono già in live su TikTok e questo è il mio pre-nanna. Un banalissimo yogurt greco
che facciamo diventare super buono, super fantastico con questi Fluff Drops di MyProtein acquistati col codice Filippo, ragazzi. Direi che ci vediamo più tardi. Ragazzi, buongiorno da me e da Stella, non so se si è vista. Come avete visto ieri sera, ero già in live, mi ero dimenticato di chiudere il video, ma era semplicemente uno yogurt greco, quindi nulla di eclatante. Avete visto che per ogni pasto vi ho messo le calorie e i macro. Adesso qua a schermo vedrete tutta la giornata completa, sono circa 1700-1800 calorie. Io sto morendo di fame e ora con questa giornata un po' così vado a fare una delle ultime lezioni di posing per la gara. E niente, ragazzi, io spero il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di seguirmi qua su YouTube, di passare anche da Instagram. E ci vediamo al prossimo video. Bella!